Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Riccardo, benvenuto sul canale Musica, grazie mille di questa opportunità. Grazie, è un vero, vero grande piacere. Festeggiamo 40 anni dalla vittoria a Sanremo con Storie di tutti i giorni e festeggiamo con un libro disco. La tua vita è tante vite, sarebbe impossibile parlarne di tutte in questo tempo, di questa intervista, quindi scegliamo di parlare proprio del periodo che tu racconti in questo libro, che va dalla tua infanzia fino al tuo incontro con i Pooh. Partiamo proprio da questo titolo, predestinato metalmeccanico. Eri predestinato, ma non alla musica. La musica forse ce l'avevo sotto pelle, però il destino mio, figlio di metalmeccanico, era di fare come lui il metalmeccanico. Tanto che la domenica, quando c'era un pezzetto di carne a tavola, era un momento di grande felicità, mio papà pregava a Dio e diceva: Dio, fa che anche il mio bimbo diventi metalmeccanico come me, perché lui pensava che la felicità passasse solo da un posto fisso. Quindi c'era una fabbrica a Pontedera e tutti volevano entrare in fabbrica. E io sono entrato in fabbrica. Hai già nominato dei punti cardine della tua storia. Beh, hai nominato papà Dante, poi papà. C'è mamma Mary, c'è il fratello maggiore Luciano, Pontedera. È la cittadina toscana che ti ha dato i natali. Istantanee di memoria, tu hai messo insieme dei ricordi frammentati per raccontare tutto in questo tuo libro. Ne nasci in un dopoguerra, no? Questa infanzia che racconti comunque povera, ma tanto, tanto con dignità e serenità. Ci racconti quegli anni? Allora, il libro nasce perché avevo la necessità di fissare questi pochi ricordi che avevo del mio passato, perché finché c'erano mamma, papà o il mio fratellone che è andato in cielo 4-5 anni fa, quando avevo dei dubbi lo chiamavo e lui mi metteva a fuoco alcune cose. Adesso ho dovuto fare da solo una specie di psicanalisi, autopsicanalisi, non so se esiste, ma in realtà scavando ho ricordato cose che non avevo lì, file nascosti. Com'era la vita? Era bella, perché era l'unica vita che avevamo. A parte i ricchi che giocavano vestiti bene con le macchinine, con le biciclettine, noi eravamo poveri, avevamo una pozzanghera che ci sembrava il mare o un lago, e con un pezzetto di legno, con una piuma, ci sembrava di attraversare l'oceano. Poi facevamo gli archi, a tutto quello che si muoveva noi tiravamo dei sassi, delle cose, senza prendere mai niente. Arrivavamo a buio e il tempo era stato bello. Sentivamo il fischio della mamma, al quale era meglio obbedire velocemente perché faceva finta di essere burbera, ma mamma era dolcissima. Però giorni bellissimi. Mi ricordo che dormivo, appena toccavo il letto dormivo. Adesso faccio fatica a dormire, c'è un mondo di cose che si muovono intorno. A 13 anni diventi gommista, perché tuo fratello lo era già da 3 anni e quindi era giusto che anche tu iniziassi a lavorare. Poi diventi garzone di un negozio di fotografie, poi vai a un negozio di elettricista e poi arriva la Piaggio come postino. E qui un operaio metalmeccanico ti dice: guarda che c'è il maestro Santernecchi, giusto? Brava. Che ti dà lezioni di canto e anche uno strumento per 250 lire. Sì, cioè io canticchiavo e fischiettavo perché ero felice, non mi mancava niente. Una bella famiglia, tanti amici e un lavoro. Pensa che se papà guadagnava 45.000 lire, io ne guadagnavo 25. Era un rapporto sproporzionato, perché lui era un uomo, aveva fatto la guerra, ma non era bravo, faceva solo brum, 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 brum. E quindi la vita era complicata, perché il futuro era nella fabbrica per tutta la vita. Se io penso di essere nato predestinato metalmeccanico, mi butto di sotto dal monte più alto innevato. E invece questi problemi non c'erano. Canticchiavo, fischiettavo e questo signore mi disse: devi andare a scuola. E io pensai: la scuola in che senso? Il conservatorio? No, no, ti posso portare da un maestro che ti insegna, ti organizza la voce, ti migliora la tecnica e poi devi imparare a suonare uno strumento.
devi studiare musica. E io cominciai a studiare musica e a suonare il basso elettrico, che era uno strumento nuovo per l'Italia. C'era il basso. Però c'è un aneddoto meraviglioso su questo tuo primo strumento, perché diciamo che non era un basso vero. Di che cosa si trattava? Beh, allora, ho studiato il basso su una chitarra, togliendo i due, il si e il mi. Questa chitarra venne regalata a mio fratello quando, dopo tante peripezie, venne promossa in terza media. Il regalo vero era una carabina a palline di piombo. I palline di piombo li raccattavamo quando finivano le fiere, che erano pallini sparati da tu coi fuciletti, e quindi erano imperfetti. Li mettevamo nella carabina e non partivano. Allora noi, con un ferro dell'ombrello, spingevamo dentro per farlo uscire e mettercelo un altro. E non partiva. Un giorno partì un pallino. Noi sentimmo: chiamate la vostra mamma! Questo pallino rimbalzò in terra e prese il nostro vicino. Non gli fece niente. E questa carabina diventò, poche ore dopo, una chitarra, che mio fratello non suonò mai, ma che poi io, a 4 anni di distanza, avrei usato per studiare il basso. Tante lezioni e arrivi. Nel frattempo, tra l'altro, l'attività di famiglia diventa un'attività di gommisti tutti insieme, però tu, tante lezioni, arrivi agli Islanders. Gli Islanders è stato questo tuo primo gruppo dove tu finalmente inizi a fare musica che continuava a girarti attorno, finalmente la prendi in mano. Quando pensi a quei momenti, cosa ti fa sorridere di più? Che non avevo programmato il futuro, non ero in ansia per il futuro. Io sapevo che mi alzavo la mattina alle 8, mi facevano dormire mezz'ora di più, andavo al negozio, capellone, con in testa la musica che girava. Magari avevo passato la notte a sentire su un geloso le musiche che copiavamo a Radio Luxembourg. Sentivamo che c'era della musica nuova in arrivo, nel cielo, che ancora non trovavamo nei dischi, anche perché non è che compravamo, i dischi non c'erano, e se c'erano costavano un sacco di soldi. Ma i Rolling Stones noi non li avevamo ancora conosciuti, avevamo conosciuto i Beatles. Quindi io andavo al negozio, capellone, ma aspettavo l'ora, le sei e mezzo del pomeriggio per andare a provare. Andavo a casa, mi lavavo le mani, che erano piene di mastice, e il mastice non andava via se non con la benzina. La benzina pizzicava nelle ferite. Io me lo ricordo ancora, l'odore che rimaneva sotto le unghie e il dolore. Però poi arrivavo a provare in questa vecchia palestra e facevamo tardi, un panino con la mortadella per cena, facevamo le 2, le 3, le 4. E poi eravate bravi, perché un Teddy Reno si accorge di voi vi propone di suonare al Piper. Sì, noi ci iscrivemmo al festival di Ariccia, io non sapevo neanche dove fosse, ci iscrivemmo al festival di Ariccia e scoprimmo che Teddy Reno aveva lanciato Rita Pavone, Rox e tanti altri, Dino. Non vorrei lasciare dietro nessuno. Arrivammo secondi, però si diceva che il primo posto, insomma, in qualche modo c'era stata una raccomandazione da parte di qualcuno. Io non ce ne frega niente, primo o secondi. È stato bellissimo, perché da Piombino partivano dei pullman per seguirci. Solo che Teddy Reno parlò con il nostro impresario e disse: sono interessanti, Riccardino è forte. E facevamo dei provini per la RCA, per la Ricordi, ma noi non scrivevamo canzoni, facevamo le cover molto, molto, molto bene, con un po' io che facevo un po' lo scemo, era perfetto, però mi facevano sempre una proposta a me attraverso il mio manager, ma io volevo tornare a Piombino a fare il gommista e poi mangiare i maccheroni della mia mamma, essere protetto nel mio negozio di gommista con le prove la sera. Però una proposta poi in realtà è andata a buon fine, perché se non sbaglio lì al Piper voi incontrate i Pooh. I Pooh che vanno dagli Islander a dire: vogliamo Riccardino. E lì c'è stato un patto, Riccardo, che ha dello storico, ce lo racconti? Beh, succede che noi, sulle ali dell'entusiasmo, facciamo i concerti più impensabili nei posti più fichissimi. La festa delle debuttanti a Cannes, a Marsiglia,
eravamo capelloni, suonavamo. Le signore si facevano le foto con noi, ci accarezzavano, ci toccavano i capelli, un po' come le scimmiette. Però eravamo fighi, sì. Le donne mi guardavano anche con un certo interesse, allora, molto allora. E vabbè, ogni cosa al suo tempo. Hai una moglie meravigliosa, Kai, quindi direi che... No, è una considerazione, non è un rimpianto, sì, certo. È chiaro. Quindi andammo al Pipe di Milano per 2 settimane, ma considera che ci pagavano 40.000 lire in 5. Noi ci tenevamo 6-8 mila lire per pagare una camera dove dormivamo in 5 e tutto il resto lo mandavamo a casa per pagare le cambiali del pulmino, degli strumenti. Perché i ragazzi lavoravano in fabbrica tutti. Io facevo il gommista, ma di famiglia. E così dopo 6 mesi, poi 6 mesi, dovevamo tornare a casa. I Pooh mi videro e dissero: senti, tu ci serviresti? E io dissi: ma io il gruppo ce l'ho. Però andiamo a parlarne con gli altri Slenders, perché noi stiamo tornando a casa pieni di debiti. Allora facemmo un patto. Gli Slenders dissero: va bene, noi vi diamo Riccardino, ma voi prendete anche il pulmino, del quale abbiamo pagato 3 cambiali e il resto ve li pagate voi. E così fu. Una storia incredibile, quella dei Pooh, una storia anche di grandi amicizie, penso soprattutto a Robby Facchinetti, no? In tutti questi anni, oltre immagino a tutti i grandi ricordi che vi accomunano musicali, però pensando a loro come persone, una è anche mancata purtroppo nel novembre del 2020, che cosa pensi, pensando a quegli anni, dei ricordi magari che ti si sono fissati particolarmente, pensando a loro? Guarda, ho passato 7 anni meravigliosi con i miei 5 fratelli. Perché la fortuna nella vita sono le contaminazioni. Se pensi che io ho avuto vicino Facchinetti e Negrini, cioè 2 geni, 2 contemporanei, sono tra gli autori più importanti della nostra generazione, insieme a Baglioni, insieme a Venditti, insieme a De Gregori, voglio dire, ma erano vicino a me. Perché Valerio era l'unico che aveva studiato parecchio e sapeva tradurre, fai conto, Bob Dylan alla svelta, e noi lo ascoltavamo e Valerio ci raccontava che cosa diceva Bob Dylan in America negli anni 60, e questo ha fatto crescere la nostra cultura e curiosità musicale. Perché, voglio dire, Piccola Chetti rimane Piccola Chetti, però era l'analisi del momento. C'era una bambina che voleva scappare, anzi, aveva già fatto la valigina per andarsene, perché la casa era troppo stretta per lei e voleva conoscere che cosa c'era là nella vita, ma lo voleva fare nel modo sbagliato. E Valerio ha fissato, ha fotografato questo momento. Io l'ho cantata e noi abbiamo... Siamo cresciuti cantandoci. Stai dicendo una cosa importante, che le storie che avete cantato sono storie che hanno accompagnato più generazioni, ma possono dire tanto anche alle nuove generazioni, le vostre canzoni. Non lo so, perché io sento che questi ragazzi un po' strani, un po' colorati, un po' pirsinnati, hanno cose da dire. E se ci sforziamo a capirli, c'è qualcosa che loro hanno voglia di tirar fuori, perché magari arrivano dalle periferie, e in periferie, in Italia, in Francia, in tutto il mondo le periferie, ma guarda che anche a Liverpool i Beatles, loro parlavano d'amore, però John Lennon no. Ci sono canzoni dei Beatles che hanno arrovesciato il mondo. Io spero che scrivano ancora, che mettano a fuoco, che non parlino di violenza, perché ogni tanto è facile parlare male. Si cade in tentazione per vendere un disco in più, essere stimolati a dire cose eclatanti, forti, dure, violente. La musica dovrebbe avvolgere i pensieri, ma mai i pensieri violenti, già ce ne sono troppi nel mondo. Infatti hai sempre cantato tanto di amore, no? E partendo dal tuo primo amore di quando avevi 7 anni, Mariellina, dalle trecce bionde, e poi appunto arrivare alla tua splendida moglie Karin.
In questi anni è cambiato il tuo concetto, la tua idea di amore, o è un sentimento indissolubile, perenne, inscalfibile, che non dipende dal tempo e dal luogo? Mia moglie dice che sono tenero e gentile come nessun uomo al mondo, che sono gentile. Lei aveva paura, conoscendomi prima, aveva paura, temeva che io fossi rimasto il ragazzaccio che ero quando lei sentiva parlare di me dalle amiche. Ma dato che ho commesso degli errori in amore, ho fatto soffrire qualcuno, ho sofferto, ho pagato. Ma hai vissuto l'amore, mi sembra di capire. Ho vissuto l'amore, ho vissuto tutte le sfaccettature dell'amore. La solitudine, l'abbandono, il dolore forte quando finisce l'amore. E con mia moglie invece non sento nessuna... Mia moglie e la mia bambina insieme sono una forza dirompente, sì, sì. Loro sono una cosa sola per me. E poi c'ho Alessandro, mio figlio. Quando penso a loro, non guardo neanche una bella donna che mi passa davanti. E questo è sbagliato. È sbagliato perché ho sempre considerato la bellezza femminile come la natura, come un tramonto sul mare, o come la nascita. Ogni donna per me, se ci penso bene, senza offendere nessuno, ogni donna ha un suo fascino, al colore di occhi, al colore degli occhi suo, ha un modo di gesticolare, di parlare. Una volta coglievo e scrivevo le canzoni. Adesso le canzoni le dedico solo a mia moglie, alla mia bambina e a mio figlio. Infatti nel tuo libro disco ci sono anche le due canzoni che tu hai proprio dedicato a Riccardo, che è La tenerezza del 93, anno in cui lui è nato, e poi c'è la bellissima Gli angeli hanno i denti bianchi per la tua Michelle. Stavamo uscendo da questa magnifica dentista che faceva le prove per l'apparecchio di Michelle. Prima le sistemò una carietta, poi le sbiancò i denti e poi le misurò. Stavamo uscendo e lei mi fa: papà, però tu hai scritto una canzone per la mamma, quella delle rondini, che cantava insieme a Facchinetti. Poi ha scritto una canzone per il dado. Va bene che non ti rispondeva il telefono e io ti rispondo sempre, però l'hai dedicata al dado. Ma a me è una canzoncina, quando me la scrivi? Per il tuo angelo più bello. Aveva ragione, Michelle, aveva ragione. Stanotte te la scrivo, e la notte la scrissi, poi l'ho modificata, l'ho finita. Ma mi ricordo quel momento in cui uscivamo dal dentista, io pensai: gli angeli hanno i denti bianchi e non hanno le carie, vanno sempre a letto presto con latte e col miele, hanno ali bianche e qualche volta scure, e io conosco un angelo di nome Michelle. Madonna. Ah, bellissima. La vedrò, adesso tra 5 giorni la vedo. Che papà sei, Riccardo? Sono un papà non severo. No, sono un papà paposo. E lei lo sa, il mio sogno che è quello. Adesso è 38 kg, eh? È una ragazza, due gambe lunghe. Però lei sa che a me, quando finiamo di mangiare, anche solo 5 minuti, se lei mi fa papà, io metto le gambe e lei sta 3 minuti sulle mie gambe e mi abbraccia. Per me quello è il senso della vita. Poi giochiamo, sai, i bambini giocano per terra, e a una certa età piegarsi, tirarsi su, non è conveniente. Però abbiamo trovato degli appoggi, una via di mezzo, giochiamo su dei tavoli e io posso interagire. E poi facciamo un tacchiappo, e io ti ricordo che sono un maratoneta, quindi New York, Sara. Sì, certo, un po' appassito, però insomma quando devo correre, corro. E lei piace tanto e mi sa: papà, quando ti pare sei vecchio, quando mi devi acchiappare sei giovane.
amore mio. Il senso della vita lo trovi nel fare il padre di Michelle e di Riccardo, però forse ti stava già arrivando, comunque ti è arrivato nel momento in cui eri figlio della tua mamma Mary, che è davvero una costante del tuo libro. Questa mamma dal polpaccio robusto, dici, perché andava sempre in bicicletta, una mamma che amava la musica, una mamma che con la sua borsetta sotto il braccio sinistro ti veniva sempre a vedere ai concerti. Mi ha molto intenerito perché racconti che quando tu hai compiuto 60 anni hai voluto farle un regalo davvero speciale. Quale regalo le hai fatto? Non so, però... Allora, mamma non c'era più, ma era successo qualche anno prima. Lei a un certo punto, dopo un'operazione all'anca, non aveva recuperato bene, mentre il papà aveva recuperato benissimo. Lei stava bene solamente seduta in sedia a rotelle. Io e mio fratello la portavamo in giro, ovunque, in mezzo ai campi. Non so, quando c'era la raccolta delle ulive, io le prendevo un grande ramo e lei se le metteva in braccio e faceva le ulive e poi veniva in macchina con noi al frantoio. E poi, insomma, è arrivato il Parkinson, poi l'Alzheimer e poi questi sogni continui. Gli occhietti che diventano sempre più piccoli, e un giorno era in sedia a rotelle e faceva un movimento. Io dissi: mammina, che fai? E lei mi disse: faccio un maglioncino di lana per Ale. E poi aprì gli occhi e mi disse: sai Nini, mi dispiace non averti fatto studiare da ragioniere, perché saresti stato un bravo ragioniere. Poi ti sai tante cose, Nini. Ma ti ricordi il ragioniere Rossi? Era un signore che abitava accanto a casa nostra, che ci traduceva le lettere che arrivavano dai reduci combattenti, che erano scritte in quell'italianese complicatissimo. Mamma prendeva due uova del pollaio, le sbatteva, ci metteva della marsala, e con un piattino sopra andavamo dal ragionier Rossi, che era un mito. Era un uomo gentile che diceva: Mary, non portarmi sempre qualcosa, lo faccio con piacere. E quindi lei voleva che io diventassi ragioniere, e per essere come il ragionier Rossi. E lì, insomma, un giorno stavo facendo una raccolta fondi, raccontavo un po' le mie storie cantando le mie canzoni. Tornando a tavolo, questa bellissima signora con i capelli bianchi, siciliana forse, mi dice: complimenti, signor Fogli, per il suo lessico classico o scientifico? Chiarissima, ma la verità è che ho fatto la terza media. Anzi, adesso che mi ci fa pensare, avevo fatto una mezza promessa a mamma che un giorno sarei diventato ragioniere. Ma sto lavorando tanto, non è facile. E lei mi disse: guardi, signor Fogli, se lei vuol veramente fare questo fioretto e dedicarlo a sua mamma, la mia migliore amica gestisce una scuola paritetica a Livorno. La mia fattoria è a 60 km da Livorno. Livorno è sulla strada di tutto il mondo, una città meravigliosa. E quindi mi prese un appuntamento, io arrivai un giorno e mi aspettavano, e fu bellissimo, perché prima mi festeggiarono tutti insieme, poi professore italiano, spagnolo, economia aziendale, scienza delle finanze, volevano capire a che punto ero, se c'ero o non c'ero. E quindi facemmo un punto, mi dettero dei faldoni da studiare, e dopo tre mesi, professore per professore, affrontai questo esame di ammissione alla quinta, e quindi fui promosso in quinta, e il primo di settembre ho fatto una scuola serale alla Attias di Livorno, Attias di Livorno in via Marradi.
E sei riuscita ad andare alla tua mamma a dirgli: mamma, sono diventato ragioniere. Mamma mi vede, perché mamma è sempre con me. La mamma un regalo bellissimo, Riccardo. Sì. Tua mamma ti chiamava Nini. Nini. E ti diceva sempre: Nini, a cosa stai pensando? Mentre ti chiedo di firmare questo libro, che poi metteremo in palio per il nostro pubblico, ti chiedo, non Nini, perché quello lo lasciamo, ci mancherebbe, la tua mamma, ma a cosa stai pensando, Riccardo? Mamma mi diceva: Nini, a cosa stai pensando? E io le dicevo: non lo so, mamma, perché sono sempre avvolto in cose che vorrei fare. Non lo so di preciso, perché ho ancora tante domande e cerco le risposte, mio mamma. E lei mi diceva: Nini, ti preoccupare, che poi le risposte arriveranno piano piano. Mi succede ancora, infatti no, non ho risposte, sono ancora alla ricerca. Quindi, il mio nome, pentagramma. Per il pubblico della RSI, che ti ringrazia tantissimo per questa condivisione, per questa chiacchierata. RSI. E quando vuoi, ti aspettiamo tanto volentieri. È stato un piacere, grazie ragazzi, mille, è stato Riccardo. Bellissimo, grazie. Questa chiacchierata è stata bellissima.